Allora, visto che ci occupiamo di trading discrezionale, cioè il trading non automatico, il trading che decidiamo noi se aprire un trade o meno, è normale che a parità di strategia, più persone diverse, a parità di concetti, a parità di strategia e di checklist operativa, le persone aprano dei trade diversi o trade simili ma in modo diverso. E questo ovviamente fa variare la performance, tra virgolette, della strategia e la performance del trader alla fine è quella che conta, no? Però appunto sento molti ragazzi chiedermi: ma la vostra strategia quanto performa? Dipende dalla persona e dipende da che profilo di rischio vuole utilizzare una persona, dipende da tutta una serie di fattori e due fattori, diciamo, che determinano un po' l'operatività e le performance sono senza dubbio il win rate e il rischio rendimento. Non ne abbiamo mai parlato troppo bene in questo canale, quindi approfitto per fare un piccolo cappello su cos'è il win rate, come funziona il rapporto tra win rate e rischio e rendimento, quali sono un po' i rischi, quali sono le opportunità. Ve lo contestualizzo con un caso studio di un trade che abbiamo preso questa mattina durante le nostre live analysis e approfitto per spiegarvi un po' come funzionano le live analysis per chi non le ha mai provate o comunque non ha mai partecipato alle live con noi. Quindi bando alle ciance, iscrivetevi se volete, lasciate questo like, sapete come funziona e andiamo a vedere. Allora, quando parliamo di rapporto tra win rate e rapporto rischio rendimento, andiamo nella sfera, diciamo, della gestione del rischio barra del money management e è importante capire bene come funziona perché è il lavoro principale di un trader quello di gestire appropriatamente il rischio e decidere quanto rischiare poi in ogni trade, eccetera, eccetera. Quindi suppongo che voi conosciate già cos'è lo stop loss e cos'è il take profit. Se no, andatevi a vedere i video qua sul canale, ragazzi, ve lo lascio qui da qualche parte. Allora, lo stop loss e il take profit fondamentalmente sono i due ordini principali diciamo, di uscita dal mercato che abbiamo da un trade. Questo è il nostro livello di entrata, questo è il livello di nostra uscita in profitto e il livello di uscita in perdita. Ok, quindi abbiamo i due livelli di uscita pendenti, che sono stop loss e take profit. Ok, ora sappiamo che i due fattori determinanti per la gestione del rischio sono il win rate e il cosiddetto risk to reward ratio, l'RRR, il rapporto tra rischio e rendimento, cioè il rapporto tra la quantità che rischio e la quantità che pianifico di avere o che poi ho. In realtà il rapporto rischio e rendimento è una media che si fa a posteriori, non a priori, quindi una volta che tu hai aperto un po' di trade, vedi qual è il tuo rischio rendimento medio, il tuo rapporto rischio rendimento medio di tutte le operazioni, incluse le perdite. Però usiamo questo esempio qui. Questo è quello che rischio e questo è quello che voglio avere. Quindi questo è il rischio e questo è il rendimento aspettato o preventivato. Infatti vedete che si equivalgono e in questo caso il rapporto tra rischio e rendimento è di 1 a 1. Al contrario, se abbasso lo stop loss mio è più corto, ovviamente aumenta in questo caso anche il take profit e il rapporto tra rischio e rendimento in questo caso è maggiore, ok? O meglio è minore, cioè abbiamo un rischio che ci sta per 3 volte fondamentalmente all'interno del nostro rendimento. Questo cosa vuol dire? Che per un'unità che io rischio ne vado a prendere poi 3 se vado a target, ok? Quindi ovviamente uno dice: ah, meglio così, no? Beh, non è detto, nel senso che dobbiamo considerare anche il nostro win rate, ok? Il win rate è il rapporto tra le vincite e tra i trade totali. Per esempio, se io ho fatto 100 operazioni e ne ho vinte 40, 40 take profit, il mio win rate è del 40%. Ovviamente, magari poi ce ne saranno 50 che mi sono andate a stop loss e 10 che mi sono andate a BE. Ok, e quindi avrò 50% di stop loss rate e 10% di break even rate. Di fatto il win rate facciamo che è del 40%. Ora, una strategia di trading funziona quando è ben bilanciata tra win rate e rapporto rischio rendimento. Cosa vuol dire? Che se per esempio io ho un rischio rendimento di 1 a 1, ok, e ho un rate del 40%, cosa vuol dire? Che di queste 100 operazioni 40 vanno a profitto, facciamo anche per semplificare che 60 vanno in perdita e se il mio fattore di rischio, quindi R, è uguale a 1, vuol dire che con 40 operazioni che vanno in profitto io ho fatto più 40 R, mentre le 60 che vanno in perdita mi hanno fatto meno 60 R.
Quindi io sarò in drawdown del 20% barra del 20R, ok? Quindi sarò in drawdown di 20 volte la quantità che ho deciso di rischiare per ogni trade, ok? E quindi un'operatività che ha RR, quindi rischio di rendimento 1 a 1 e win rate 40%, non è profittevole, ok? È destinata a bruciare il conto. Ecco che con un rischio di rendimento di 1 a 1 c'è come minimo a livello matematico da avere il 51% di win rate, ok? Per almeno coprirsi i costi delle commissioni e dello spread e quantomeno rimanere a break even, ok? Però se si vuole, se si ha una, diciamo una strategia con un rapporto rischio di rendimento 1 a 1, è sempre conveniente stare un po' più alti, avere il 70 barra anche 80% di win rate, in modo tale da avere, ovviamente, puntare a una bella crescita del conto. E quindi questa è un tipo di strategia che ha un rischio di rendimento basso, quindi 1 a 1, ma un win rate alto, quindi 70-80%, anche 60% andrebbe bene, no? Ma adesso facciamo un esempio in cui abbiamo un rapporto rischio di rendimento di 1 a 3, ok? Quando ho un rapporto rischio di rendimento di 1 a 3, magari non riuscirò ad avere lo stesso win rate, magari il fatto di cercare rendimenti più alti può essere che vada a influire negativamente sul mio win rate. Quindi facciamo che adesso ho veramente 40 operazioni che vanno in profitto e 40 operazioni che vanno in perdita, okay, e 60 operazioni che vanno in perdita, ma se le 60 che vanno in perdita mi fanno un meno 60R perché quello che io rischio è 1, adesso il mio rendimento è 3, quindi 1 a 3. Cosa vuol dire? Che le 40 operazioni che vanno a profitto adesso mi hanno fatto non più 40R, ma 40 per 3 quanto fa 120, quindi 120R. Questo vuol dire che io sarò comunque in profitto di più 60R. Ecco che io ho una strategia con un RR di 1 a 3, ma già col 40% di win rate io sono profittevole, ok? Perché appunto riesco a andare in profitto grazie appunto al rapporto positivo che c'è tra win rate e rischio, rapporto rischio-rendimento. E quindi tutta l'operatività di un trader, o comunque la gestione del rischio, si basa fondamentalmente su questi due macro, per un trader discrezionale, retail, diciamo, la gestione del rischio e il money management si basa principalmente su questi due fattori. Ovviamente a scegliere una strategia più orientata al rischio rendimento, quindi la chiameremo RR oriented, o una strategia win rate oriented, avrà pro e contro. Soprattutto all'inizio conviene focalizzarsi molto più sul win rate, ad esempio, perché è perdere, per esempio, se abbiamo una strategia da dove cerchiamo per forza il rischio rendimento 1 a 10 su ogni operazione, 1 a 100, 1 a 200. Ecco, se cerchiamo sempre la mega sniper, questo vuol dire che avremo magari il 10% di win rate, ok? O il 5% di win rate. Ma facciamo anche che abbiamo un'operatività con un rischio rendimento medio di 1 a 15 con il 10% di win rate, magari siamo anche profittevoli, ma cosa vuol dire? Che su 100 operazioni, 90 magari mi vanno in perdita e 10 mi vanno in profitto. E capite bene che a livello di dinamica psicologica, se magari sulla carta va anche bene avere una strategia, diciamo, profittevole o comunque funziona a livello matematico, vivere 90 perdite di fila o anche semplicemente su 10 vivere 9 perdite e solo un profitto, a livello psicologico per un neofita è davvero pesante, perché dice: ah, cazzo, ma non vinco mai. Poi quella volta che mi prendo il rischio rendimento di 1 a 15, come veramente è buon, perfetto, mi devo prendere anche, devo rischiare lo 0,25%, perché se no vado in mi brucio il conto per le perdite. In più devo prendere un parziale sull'1,3, un parziale sull'1,5, scaricare tutto alla fine. Quindi alla fine quello che io mi sono portato a casa è un non 15R ma più 8R, ok? E ho rischiato il 0,25%, quindi magari ho rischiato meno di quello che avrei rischiato di qua, e quindi alla fine quello che mi porterei a casa realmente magari è un più 3R, ok? Quindi fare tutta questa fatica per avere dei rendimenti poi così bassi dovuti a abbassare il rischio
e la parzializzazione, che mi sembra il minimo in dei trade così pesanti o comunque così ambiziosi, può essere davvero stressante. Al contrario, una strategia dove non se ne frega niente una persona del rischio e rendimento, ci pensa a fare uno a uno col 60% di, col, sì, facciamo un 60% di win rate, facciamo un 55% di win rate, per fare un esempio drastico, tra virgolette. Da un altro lato, sì, è più sostenibile, perché magari sì, una ti va bene, una ti va male, un'altra ti va bene, un'altra ti va bene, un'altra ti va male, un'altra ti va male, un'altra ti va bene, un'altra ti va bene. Comunque, bene o male, ti va bene, ti va male. Comunque è un po' più facile da gestire a livello emotivo l'idea di avere una perdita e un profitto, a livello anche di riuscire ad accettare la perdita. Però al contrario magari fai molta più fatica a scalare il conto, anche qui fai molta fatica a scalare il conto in ogni caso, quindi ovviamente questi sono due obiettivi, sono due esempi pessimi di strategia che non, magari non rende tanto, però il fatto è questo, cioè magari anche concentrarsi su una strategia con un rischio rendimento di anche 1 a 2 con il 50% di win rate, ok, è molto buono, ok, è molto molto buono. Infatti all'inizio conviene molto di più concentrarsi su una strategia win rate oriented piuttosto che una strategia rischio rendimento oriented. Non perché non bisogna fare i rapporti rischio rendimento alti, anzi, cioè, è una cosa che si può fare ma che richiede esperienza, ok. Dimostrarsi prima di essere consistenti con una strategia con un rischio rendimento base di 1 a 2, 1 a 3 con un bel 40-50%, 60% di win rate, stare attorno a quei numeri là, è sicuramente, e imparare a essere consistenti con quel tipo di trading è sicuramente molto meno stressante, e mentre il rischio di voler puntare subito all'RR è di voler fare i fenomeni e fare i rischi di rendimento 1 a 1000, che può essere rischioso, ok, e può, potete sbattere un casino alla testa per provare a fare questi rischi di rendimento che non riuscirete mai a fare, e che poi alla fine non saranno poi quelle volte che riuscirete a farlo, non vi daranno chissà che grande rendimento, e vi sentirete poco gratificati anche, no? E l'obiettivo è anche sentirsi gratificati dal trading, no? Cioè almeno aiuta a viverselo meglio fondamentalmente. Quindi partire subito con una strategia orientata al rapporto rischio rendimento può essere rischioso, e ci sta a farlo quando si è un pochino più espertini. All'inizio conviene, secondo me, fare una strategia, seguire una strategia orientata al rischio rendimento. Un esempio di come lavorino questi due tipi di strategie, due tipi di trader, ce l'abbiamo avuto oggi su GBP USD. E sulle live che abbiamo fatto oggi su GBPSD ci siamo presi questi due trade. Io mi sono preso quello un po' più conservativo, appunto perché ho un approccio magari orientato più al win rate, mentre Nicolò di Sell Retail ha un approccio magari più puntato a più di breve termine, in un certo senso, per quanto riguarda le entrate, e con focalizzato a volte più sul rischio rendimento. Come vedete, in questo caso è una situazione in cui sono andate entrambe a target le analisi, poi ovviamente tutte queste qua le abbiamo viste e commentate nel nostro Discord privato, dove ci sono le live analysis. Questa qua è per esempio l'analisi, comunque appunto è tutto documentato dalle live. Per esempio questa qua è un esempio di live di febbraio che abbiamo fatto appunto stamattina, dove Nicolò stava parlando appunto di GBPUSD. E ad M5 ci hanno dato la prima rottura di bassista, ok, quindi secondo me adesso si potrebbe valutare qua, quindi ok, è tipo troppo conservativo, più che altro perché, okay, dato che potrebbe... Bon, perfetto, quindi ha chiamato questo short, ha fatto ovviamente tutta la contestualizzazione di struttura di mercato, di supply demand che c'era in questa situazione qua, e lui si è fatto bastare una prima candela di conferma e un quasimodo M5, quindi questo breakout strutturale, per fare l'entrata. Io invece cosa ho detto poi? Ho detto che volevo mitigare in demand, ecco qua, nell'impulsività. Quindi io personalmente la valuterò con aspettando un breakout magari di questa o un ulteriore fallimento, e quindi poi... chiaramente così è più conservativa. Esatto, quindi infatti poi quello che si è verificato è che abbiamo avuto il breakout qua sotto e abbiamo avuto anche i breakout intermedi, quindi c'erano state diverse entrate che poi si sono verificate, e qua come vedete è un esempio di come in questo caso ha vinto tra virgolette il rapporto rischio rendimento alto, nel senso che c'è stato un rendimento più alto su questa operazione. Dall'altro canto l'operazione che ha un rischio rendimento minore, però comunque 1 a 5 è un buon rischio rendimento, dall'altro lato aveva più statistica dalla propria parte, in un certo senso aveva più win rate, perché aspettare la cosiddetta evidence, quindi aspettare un ulteriore breakout, un'ulteriore dimostrazione di forza,
A questo punto mi dava più probabilità che poi il prezzo sarebbe continuato a scendere fondamentalmente, no? Poi poteva tranquillamente essere che una volta fatto questo breakout non mi avesse dato il test e non mi avesse fornito l'entrata, al contrario di questa che magari si riesce a posizionare fondamentalmente, al contrario di magari aspettare troppo e non riuscire alla fine e perdersi il treno, è anche quello uno dei rischi. Quindi ecco, ovviamente tutte queste qua le commentiamo, le vediamo con tutta la contestualizzazione e appunto tutto in live davanti agli studenti. E secondo me così, cioè questo è un sistema formativo che vedo che funziona, che vedo che è valido e che appunto i ragazzi riescono a capire così che tipo di trader sono anche, vedere ogni giorno sui mercati i vari tipi di operatività, i vari tipi di approccio a parità di concetti. E capire che ci sono trader e trader, che ognuno lavora come si sente di lavorare, che uno deve costruire la propria di strategia. Non è, questa qua non è una sala segnali, cioè non funziona che noi diciamo le zone e poi la gente le apre così a caso. No, c'è tutta la contestualizzazione dietro, cioè spieghiamo la strategia prima sul canale YouTube e poi l'applichiamo in live fondamentalmente. E grazie all'approccio quotidiano, costante, che ti fa entrare nel flusso, i nostri studenti insomma riescono a capire bene la strategia e a vedere come ci sono alti e bassi nella strategia e vedono, non vediamo solo i take profit, ovviamente vediamo anche tutti gli stop loss e li commentiamo assieme in live. Questo è il nostro piccolo report delle nostre live analysis, per esempio qui questa era GBP USD che abbiamo visto oggi, tutto comunque rimane documentato, okay? Non c'è niente di falsificabile proprio perché ci mettiamo davanti, al contrario di altre cose, di altri modi di dimostrare i risultati che sono molto falsificabili, qui ci esponiamo tutti i giorni davanti ai nostri studenti, quindi più trasparente di così veramente non si può. Ecco, questa qua era l'entrata, l'analisi, e poi questa qua è l'analisi dopo fondamentalmente, quindi abbiamo l'analisi prima, analisi dopo, questa la mettiamo solitamente in live e poi dopo mettiamo il risultato, qui mettiamo l'esito, qui mettiamo il rischio rendimento lordo, il rischio rendimento al netto dei parziali presi e qui l'equity. Per questo mese abbiamo avuto un buonissimo rapporto tra rischio rendimento e win rate, abbiamo avuto un win rate più o meno del 65% e con un rischio rendimento, per esempio, di vediamo un attimo, rischio rendimento medio con un rapporto rischio rendimento medio, cioè in realtà con una vincita media di 4,6, ok? E quindi abbiamo avuto una buona equity line in questo senso. E ovviamente il fattore di rischio è soggettivo, c'è cioè chi magari insomma ognuno rischia poi quello che decide di rischiare in un trade. Ovviamente queste sono le analisi, poi l'esecuzione è sempre discrezionale, come abbiamo visto, quindi ci sono magari volte dove uno entra conservativo, dove uno entra aggressivo. Come vedete, gli stop loss non mancano, gli stop loss ci sono sempre, e il fatto di vederli in live e vedere una persona che fa trading già da un po' fare errori, fammi sapere anche tu nei commenti se sei più orientato al rischio rendimento o al win rate, com'è stata un po' la tua esperienza e se ti ritrovi su come mi ci sono ritrovato io a essere più tendente verso il win rate piuttosto che sul rischio rendimento. E se vuoi partecipare anche tu alle live analysis e vedere giorno per giorno per giorno con una full immersion che ti fa davvero capire la strategia, al contrario di un corso preregistrato che lo pseudo guru ti vende e poi se ne sta tranquillo, pancia all'aria, ha fatto il suo lavoro, noi invece ci mettiamo ogni giorno in live davanti agli studenti e così la gente capisce effettivamente come fare, come insomma applicare la strategia in modo profittevole e avere risultati. Quindi stiamo lanciando le live di marzo. Io, se devi iscriverti, ti consiglio di farlo subito perché i posti sono limitati. E in più, dal prossimo mese non le facciamo più con Stealth Retail, ma con la nostra nuova realtà formativa Morpheus Trading Institute, dove oltre ad esserci noi ci sarà anche Faber Vale, niente po' di meno che il nostro mentore. E oltre a fare delle live di trading, faremo delle live formative, faremo delle live di backtest, dove backtestiamo tutti assieme. Terremo anche lì il journal, anche lì ci sarà un server Discord. Comunque, per tutte queste cose, in caso ti lascio il link in descrizione con la presentazione del programma formativo. Per questo video è tutto, spero ti possa essere stato utile avere questo tipo di feedback, questo tipo di ragionamento sul rapporto di rischio rendimento e win rate. Lascia un like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!